Cos'è Torino in spiritualità per il Comune di Torino? Beh, è una delle manifestazioni più importanti che si tengono nella nostra città. È una manifestazione di importanza, credo, nazionale, mi verrebbe da dire internazionale, per la qualità degli ospiti, per i temi, per la modalità con la quale avviene. È peraltro una manifestazione, come tutti i torinesi sanno, che registra ogni anno un crescente successo, tanto che, insomma, purtroppo spesso non abbiamo neanche i posti, le location necessarie e sufficienti per consentire a tutti di partecipare agli incontri che vengono proposti. Come mai il tema di quest'anno, vivere alla fine dei tempi, insomma, un tema complicato? Ma intanto è un gioco e spero che la realtà non mi contraddica, nel senso che c'è tutta questa profezia sul 2012, quindi abbiamo voluto giocarci, perché tra l'altro invece il nostro senso è completamente diverso, perché noi invece da sempre lavoriamo sul valore del presente, sul valore dell'essere umano nel presente, e poi perché comunque questa percezione di una fine dei tempi è comunque una percezione che noi abbiamo molto collegata, come dire, anche alla situazione economica delle società occidentali, quindi ci sembrava un buon pretesto per affrontare diversi aspetti. Quanto può essere utile ragionare di fine dei tempi in un momento di crisi economica? È utilissimo, perché se ci fermiamo soltanto a quello che è materiale, a qualcuno verrebbe di spararsi un colpo. Invece no, ragionare su parole che sono piene di senso, piene di spirito, che non sono un freno, ma sono una spinta, un volo verso l'oltre materiale, può essere molto importante, portatore di speranza. Le piace il tema di quest'anno? A me personalmente molto, nel senso che questo tema legato alla fine e soprattutto al limite anche del tempo, io credo che sia uno degli argomenti che riguardano di più e interessano di più le coscienze delle persone, il senso della vita, il modo in cui viviamo, e quindi credo che sia, come sempre per ognuno di questi temi e per le modalità con cui vengono proposte, un'ottima occasione per fornire degli strumenti che poi ognuno credo possa ovviamente interpretare secondo il proprio stile, secondo le proprie scelte religiose. È un modo importante per porci dei temi importanti e significativi per la nostra esistenza. Circolo dei lettori, Torino in spiritualità, siete arrivati ormai a diversi anni di collaborazione comune? Sì, il Circolo dei Lettori è così l'anima organizzativa di questo importantissimo festival, questa kermesse, che è giunta effettivamente alla 7ª edizione quest'anno, a mio avviso, su un tema anche particolarmente sfizioso, intrigante, intelligente e non drammatico come quello della fine del mondo. Ecco, quindi le piace questo tema? Sì, molto, molto, perché intanto ci permette una serie di considerazioni assolutamente trasversali che infatti toccheranno vari punti, dal teatro alla musica, dalla performance all'arte contemporanea, all'arte visiva, tenendo ovviamente al centro una serie di interventi di grandi personalità del mondo della cultura italiana e internazionale. Ecco, ci può fare qualche anticipazione di qualche evento particolare? Il 29 settembre, che sarà il giorno, la serata dell'inaugurazione, già ne avremo veramente di ogni, perché la Lectio Magistralis di Enzo Bianchi, seguita poi dall'inaugurazione della mostra di Giacomo Costa, La Cavallerizza, una mostra di arte contemporanea, e per poi continuare con Gramellini e soprattutto questo gran finale con i Sanò, che sono un gruppo doom metal, dove noi cercheremo di far ballare con il segno questo, metal, anche gli appassionati di spiritualità.